Ciao amici di Prepper.it, oggi finalmente vado a presentarvi il libro Prepping, edizioni Epli, uscito di recente. Ci voleva finalmente un libro scritto bene sul prepping in generale. Purtroppo abbiamo visto un tot di pattume uscire qualche tempo fa, ci sono stati invece degli ottimi libri come ad esempio quello di Piero San Giorgio. Qui vedremo le differenze rispetto a questo tra un attimo, ma quello che mancava era un libro a 360 gradi sulla filosofia, sull'approccio, sull'intenzione del prepping. Questo vuoto finalmente è stato colmato da Prepping, edizioni Epli, scritto da Maulucci e Sansa. Maulucci, per chi non lo conoscesse, è il presidente della Federazione Italiana di Survival Sperimentale Sportivo. Alberto Sansa è un professore dell'Università di Torino di antropologia, se non sbaglio, che si sono interessati per ragioni diverse al prepping e hanno cominciato a raccogliere tutte quante le esperienze, i suggerimenti, le idee di prepper italiani famosi, esperti di gestione delle catastrofi, esperti della protezione civile e quant'altro, e soprattutto di prepper italiani che fanno parte dell'IPI, e li hanno raccolti insieme a formare questo libro. Parlavo prima del testo di Piero San Giorgio. Dov'è la differenza? In estrema sintesi, quindi quello di Piero San Giorgio è una descrizione precisa, perfetta, metodologica del suo approccio al prepping personale. Approccio perfetto, validissimo, ma è una dei modi in cui si può andare a declinare il prepping. Il libro della Epli invece che cos'è? È un'analisi molto ampia rispetto a tutto quello che è il fenomeno del prepping e tutti gli aspetti che ci sono collegati dentro. Personalmente io non lo definirei un manuale. Sì, ci sono analisi, proposte, consigli, elenchi di strumenti, di attrezzature, cose da fare, cose da non fare. Io personalmente ho curato la parte sulla gestione delle scorte. Il valore grosso che secondo me ha questo testo non è tanto quello di esporre le tecniche e le strategie, è quello di far capire a un pubblico che magari è abbastanza lontano dal nostro ambiente che cos'è e quanto è ampio e quanto va ad approfondire diversi temi, tutto quello che facciamo noi. Non lo definirei neanche un libro particolarmente facile, nel senso che è stato scritto da due professori universitari e si vede. Il tipo di analisi, il tipo di approccio, il tipo di anche di linguaggio utilizzato è palesemente fatto da persone che ne vogliono capire, che ne capiscono e che sono andati molto a fondo su alcuni ambienti. Questo non vuol dire che risulti di difficile lettura, no, questo assolutamente. Però non potete aspettarvi un libro tipo il manuale delle giovani marmotte, una cosa di questo genere qui. È un libro che va a scavare abbastanza a fondo, è un libro che spazia anche tantissimo, quindi è un libro che ci dà tantissime informazioni e quindi magari ogni tanto riuscire a mettere insieme e gestire tutte quante queste informazioni in parallelo può risultare abbastanza difficile. In questo libro non troverete cavolate tipo armare improbabili roccaforti con getti d'acqua e cose di questo genere, non troverete riferimenti agli zombie, a meno che appunto tratta anche una parentesi goliardica all'interno, ma a parte quello non troverete cavolate di questo genere qui. È sicuramente un testo da leggere e da approfondire anche per chi già si ritiene prepper navigato, perché se un prepper si limita a guardare e analizzare le situazioni dal proprio punto di vista, molto probabilmente potrà incorrere nel limite più che altro di non vedere quello che stanno facendo tutti quanti gli altri e quindi di non prendere in considerazione delle cose che in realtà invece potrebbero venirgli molto utili. È un po' quello che succede quando ci confrontiamo sui vari temi sul forum piuttosto che sul canale Telegram. Vi trovate a parlare con delle persone che hanno un punto di vista diverso e magari vi capite di dire "Toh, questa roba qua non ci avevo pensato". Ecco, il libro invece è ancora un attimino più profondo, perché avrete il punto di vista di persone che conoscono
in maniera eccezionale il tema del survival, conoscono in modo molto approfondito la realtà umana e il comportamento delle persone che guardano questo fenomeno, ovvero il prepping, e cercano di spiegarselo. Più o meno il libro dà un po' questa idea qua. E io stesso leggendolo ci ho trovato alcune cose che sono fondamentalmente provengono dal mondo dell'antropologia piuttosto che da altri fatti reali storici che vengono analizzati, proposti o comunque pensieri di pensatori che non conoscevo, che mi hanno permesso di allargare un attimino i miei punti di vista e di capire un attimino in maniera un po' più profonda alcune cose che magari conoscevo ma di cui non conoscevo l'origine, non conoscevo la motivazione. Prepper, questo qui è un libro da studiare, quindi assolutamente va preso, va spulciato dall'inizio alla fine, va preso, va macinato, va mangiato, va tirato giù a morsi e fatto proprio. Voi volete questo libro, voi leggerete questo libro e voi diventerete dei prepper migliori. Alla prossima!